Buonasera signore e signori, questa sera dalla pista di inline hockey di Pregassona per Swiss World TV vi commenteremo la partita valida per il campionato svizzero juniori girone ovest, che vedrà opposte le squadre del movimento giovanile Rangers Eagles, Alzaia Lucca, Cadempino Lugano. Formazioni delle squadre: Alzaia Lucca, portiere numero 33 De Marta Noham, capitano numero 10 Bielli Etam, l'assistente numero 24 Galli Giacomo, numero 91 Guidossi Patrick, numero 9 Rinaldi Nilo, numero 89 Campana Giuliano, numero 5 Foglia Gabriele, numero 88 Quadri Alessandro, numero 25 Caggiano Luciano, numero 11 Foglia Luca, numero 15 Leonardi Loris, numero 13 Triangeli Noa, numero 44 Cattaneo Leo, numero 26 Richter Simone, numero 19 Filippini Giacomo, coach Giovetto Andrea. Rangers Eagles, portiere numero 28 Curcio Gabriele, capitano Nagbrozdro Moris, numero 95, l'assistente numero 33 Bianchi Aran, numero 22 Guglielmini Joel, numero 99 Gioele Federico, numero 29 Guidi Francesco, numero 80 Pedretti Mattia, numero 98 Nessi Jonata, numero 15 Tallone Enea, numero 8 Perrucconi Patrick, numero 27 Barman Julien, numero 10 Fonfelte Mattia, numero 88 Fedele Elia, coach Costantini Daniele. Gli arbitri della partita, i signori Gadina Daniele e Calì Michele. Partita che mette di fronte Alzaia Lucca secondo in classifica, 5 partite giocate, 4 vittorie e una sconfitta, e i Rangers 3 partite giocate, purtroppo ancora 0 vittoria. Sulla carta dovrebbe essere una partita scontata, ma sulla carta le partite sono scontate solo prima dell'inizio. Quindi speriamo in un bello spettacolo. E qui con me c'è Simone Rosselli. Come vedi la partita, Simone? Ciao a tutti, prima di tutto, e come hai detto tu, sulla carta la partita sembra già scritta, però il campo dice sempre altro. Vedremo se come andrà la partita. La partita comincia 0-0 comunque. La partita è iniziata, ingaggio vinto dal Alzaia Lucca, che imposta col numero 24 Galli, che si porta davanti alla porta, perde la pallina, rilancio dei Rangers, tocca al portiere per il compagno, impostazione ancora Galli sulla destra, prova il tiro, deviazione col gambale del portiere dei Rangers, si lotta nell'angolo, la pallina esce, conquista i Rangers che tentano, purtroppo perdono la pallina, prova l'affondo Alzaia Lucca, qui ancora nell'angolo sulla parte destra, contrasto tra il numero 33 dei luganesi e il numero, non lo vedo, ecco, impostazione da dietro la porta, lancio lungo nell'angolo dietro la porta del portiere del Alzaia Lucca, e impostano i bianchi. Ed ecco che guidi il contrasto Momo, che in backhand rilancia, tocca al portiere per il suo compagno, il numero 5. Impostazione ancora del Alzaia Lucca con Galli, tiro, asta centrata, grandissimo tiro, purtroppo per lui tiro sbagliato per poco. Adesso il numero 88 nell'angolo, imposta, gira dietro la porta, contrastato Alzaia Lucca, ha difficoltà in questo frangente, prova il tiro deviato, pallina sopra l'asta. Al momento partita equilibrata, Simone.
Sì, molto equilibrata e già un palo per Stadio Luca che si è già portato all'attacco, però Reggio si difende bene e vedremo il proseguire dell'azione, della partita. C'è un ingaggio nella metà pista del Stadio Luca. Vedrete numero 80 che lo perde contro Triangeli, impostazione Sai Luca sulla sinistra, tiro sbagliato dietro la porta, rimbalza sulla balaustra, Pedretti, numero 80 dei Rangers, deviato, ottimo intervento difensivo del numero 15 dei bianchi, ingaggio d'attacco per i Rangers, numero 99 Gioele contro il numero 10 Von Felten, vinto da Sai Luca. Ottimo appoggio, purtroppo per Triangeli, troppo lungo, li conquista nell'angolo. Posizione confusa, cerca di ripartire i Rangers contro la balaustra. Tutto regolare, non solo secondo gli arbitri. Tiro di Guglielmini, parato. Occasione, la rete dei Rangers. Pallina non trattenuta dal portiere del Sai Luca, De Marta. Simone, sembrava scontata ma come inizio ottimo per i Rangers. Sì, ottimo inizio dei Rangers e pallina morta davanti alla porta. De Marta non ha avuto il sentore di bloccarla, il giocatore dei Rangers è stato più abile di tutti e l'ha buttata dentro. 1-0 per i Rangers. In caso di inizio confuso ma riconquista Sai Luca che si porta con Campana, sbagliato l'appoggio, troppo indietro, ma riconquistano. Galli prova il polso alto sulla porta degli avversari, ancora Rinaldi prova di conquistare terreno, però ben contrastato dal difensore, blocca la pallina Curcio e ci sarà l'ingaggio nel settore difensivo della formazione dei Rangers. Vediamo Cadina, l'arbitro, tutto pronto, si ricomincia, disco con pallina conquistata dai Rangers, bloccata dalla difesa, stanno lottando la balaustra, qui si lotta per ogni metro per conquistarlo. Cercano e c'è una penalità segnalata, Calì, numero 24 Galli, ostruzione. Arbitro Calì, ricordiamo, per la categoria juniores da questa stagione ogni partita è diretta da un duo di Lega Nazionale. La proposta arrivata dalla federazione, le società ben contente hanno votato all'unanimità. Ecco che cerca l'impostazione, nonostante l'inferiorità numerica, il numero 33 del Pregassona, scusate, del Lugano Rangers, ha riconquistato, si lotta nell'angolo, senza esclusioni di colpi ma regolari, visto che gli arbitri hanno lasciato correre. Purtroppo nell'angolo non possiamo vedere perché siamo impediti dal tetto delle panchine, delle formazioni. Gioele dietro la linea di porta, imposta sulla destra, la metà pista, fa partire il tiro bloccato dal suo compagno numero 22 Guglielmini. Purtroppo vede l'azione, ha ancora una traversa colpita dal numero 5 Foglia, bel tiro, polsino potente ma purtroppo per pochi centimetri non ha mirato lo specchio della porta. Ingaggio, fase offensiva, conquistato dal Sai Luca, pallina che si impenna, controllato da Pedretti con la mano, no, Perrucconi scusate, pallina fuori, ci sarà un ingaggio nella metà pista del Sai Luca appena entro
a metà pista. Momo e Leonardi all'ingaggio, lo conquista Momo, però i Rangers perdono, riconquistano con Perrucconi, la pallina si va dietro la porta, contrastato da un difensore, ribattuto il tiro da Momo, bloccato in partenza, bella azione di Leonardi, tiro parato dal portiere, Momo dietro la porta, lascia un compagno che cerca di impostare, però è stato bloccato subito. Adesso si lotta le balaustre, conquista, bel passaggio in mezzo, purtroppo Bielli ha avuto un brutto controllo anche perché era in precario equilibrio sui pattini e il portiere blocca sulla corrente l'attaccante numero 44 del Saia Luca, Cattaneo Leo, per evitare problemi. Portiere dei Rangers ha fatto bene a bloccare la pallina, concedere un ingaggio d'attacco ai giocatori della formazione di Cadempino. Vinto ancora dei Rangers. Simone, partita molto equilibrata. Sì, molto equilibrata, e due traverse del Saia Luca e un'occasione d'oro che è stata presa assolutamente dai Ranger e che adesso stanno giocando per difendere Curcio, che sta giocando molto bene. Sì, diciamo, le azioni più pericolose da parte del Saia Luca, ma cosa che non gli era riuscita con la partita del capolago, sono stati più cinici sotto porta i giocatori dei Rangers. Assolutamente, più cinici, cioè sono entrati molto più coscienti del fatto che devono osare di più, stanno difendendo molto bene Curcio, che già di suo sta giocando molto bene questo primo tempo. Saia Luca deve alzare il livello per poter andare a pareggiare. Sì, diciamo che il livello mostrato dal Saia Luca, visto le occasioni, è bello alto. Sono stati sfortunati, tra virgolette, con le diverse occasioni che hanno avuto, ma non hanno concretizzato in rete. Esatto, non, le azioni erano bellissime, però mancava la sostanza di un tiro sulla porta. Ecco ancora i Rangers in attacco. Col numero 99 Gioele Federico, adesso contrastato da Foglia, si lotta ancora le balaustre, sempre Foglia per il Saia Luca che contrasta l'attaccante efficacemente, ancora nell'angolo, sempre Foglia, correttamente usa il fisico. E qui ci sono uno scontro tra due giocatori involontario. Ecco ancora Foglia, cerca di impostare in backhand, lancia lungo per il numero 11, l'omonimo Foglia. Bellissimo il passaggio al centro, purtroppo il tiro è andato a lato. Ed ecco che il Saia Luca cerca di accelerare le operazioni. Pallina deviata che si spegne oltre la linea rossa sulla rete dietro la porta dei Rangers. Nuovo ingaggio tra Momo e non ho visto il numero, ed ecco che Fedele cerca di ancora nell'angolo, ancora contrastato efficacemente, ma non riesce a uscire il Saia Luca dalla propria zona difensiva per il buon forecheck dei Rangers. Devo dire che i Rangers stanno giocando un'ottima partita. Assolutamente, stanno mettendo il cuore in questo primo tempo. In effetti, una partita molto divertente che ci sta dando delle emozioni, correttissima per il momento, con i giocatori che utilizzano il fisico ma nel modo giusto. Ancora Pedretti bloccato in mezzo a due difensori del Saia Luca che provano a impostare, rimbalzo, cerca il tap-in il giocatore numero 13 Triangeli.
Pallina che si alza, tentano il controllo con la mano Guidi. Mano, e grandissima occasione tramutata in rete. Passaggio del numero 13 Triangeli, rete del numero 44 Cattaneo Leo per il pareggio al 12:07. Ottima azione del 6 a Luca. Che hanno concluso un periodo di supremazia territoriale condita da ottime azioni e sono riusciti a finalizzare. Ed ecco che provano ancora. Curcio blocca la pallina a terra. Nuovo ingaggio d'attacco per il 6 a Luca, vinto, contrasta la pallina, un po' sporca, rimbalza, cercano di controllarla con la mano, ancora Triangeli che cerca di conquistarla, numero 27 del Rangers, Barman Julien che porta avanti, perde pallina, ancora Foglia per Campana, sulla destra, va nell'angolo, contrastato da Mattia, lottano le balaustre, riconquista Galli per il 6 a Luca, pallina che esce, prova il tiro ma è scoordinato, ottimo il passaggio, mancata la deviazione per i Rangers, ed ecco Foglia ancora, grandissima azione, protegge col corpo la pallina sulla destra, viene contrastato, la pallina ormai è già dietro la porta della propria squadra, tenta l'impostazione ma non, i Rangers coprono bene gli spazi al momento, ancora attenza, sai a Luca con Campana, salutando con Guglielmini, batti e ribatti, azione confusa, i Rangers cercano di calmare, ecco il numero 33 che gira dietro la porta. Allora Mattia, scusa Simone, qui è da due minuti che ci sono azioni confuse da entrambe le parti. Sì, adesso c'è l'azione dei Ranger che poteva portare al vantaggio e se posso dire mi sembra che da quando ha preso il gol i Ranger si sono svegliati ancora di più e stanno alzando loro il livello rispetto a Sera Luca. Sì, diciamo che il livello della partita da entrambe le formazioni è ottimo. Dicevo, partita vibrante con occasioni da entrambe le parti, supremazia del 6 a Luca, adesso un tiro dalla lunga distanza parato benissimo col guantone da Curcio, finora i due portieri stanno giocando un'ottima partita. Sì, assolutamente, stanno decidendo loro la partita perché i due gol che hanno preso sono stati degli errori tra virgolette che capita una volta su 100. Ancora un tiro di Foglia, ancora abbastanza centrale, controllato bene a terra da Curcio, ancora un ingaggio d'attacco vinto dai Rangers che cercano l'impostazione, metà pista, non riescono a controllare, ancora Foglia che si avanza, prova lo slap, tocca la maschera del portiere che non ha problemi, tenta l'impostazione ancora i Rangers ma numero 11 Foglia sta provando a impostare, butta quadri nell'angolo, ancora Foglia però contrastato il passaggio, numero 5 Foglia, sono i fratelli, figli del presidente Viero che è qui vicino a noi sulle tribune, nuovo ingaggio, a metà pista, vinto dai Rangers che stanno vincendo la maggior parte degli ingaggi. Sì, è un po' preoccupante per Giovetto vedere che gli avversari vincono di più gli ingaggi. Adesso vediamo come andrà la partita, perché se si sveglia fuori il 6 Luca probabilmente
andranno al tiro un po' più regolare. Sì, sai Luca che appena i propri giocatori vedono la porta, hanno la possibilità di tirare, ci provano, fino adesso non sono riusciti a concretizzare le tantissime occasioni che negli ultimi minuti sono aumentate. Rilancio, Curcio controlla bene, numero 13 dietro la porta ma nell'angolo, il Saia Luca, Triangeli e c'è la rete, un tiro, una pallina messa sulla porta dal numero 15 Leonardi Loris e ha trovato il Pertugio, 2-1 Saia Luca. Ingaggio per ricominciare il gioco dopo una rete a metà pista, 2-1 Saia Luca, che vedremo adesso se proveranno a prendere il largo e decidere la partita in questo scorcio di primo tempo. Stanno lottando quattro giocatori nell'angolo, due per ogni squadra, la pallina resta ferma, si alza, tutto regolare perché non ha oltrepassato la linea. È entrato in mezzo ai gambali, succede come il primo gol su De Marta, unica cosa che Reggia stanno pagando un po', come dire, il fatto di essere più giovani rispetto a un Saia Luca che sono un po' più maturi come ragazzi, e questo alla lunga durante la partita può essere decisivo, nonostante che stanno giocando molto bene i Ranger. Sì, i Ranger stanno giocando molto bene, però negli ultimi 2-3 minuti hanno lasciato campo agli avversari che stanno prendendo il pallino del gioco e l'inerzia della partita. Comunque risultato 2-1 per il Saia Luca. Ed ecco ingaggio vinto ancora dei Rangers, il capitano Momo, rimbalzo dietro la balaustra, adesso ancora Foglia che prova il tiro contratto da due avversari appena partito, la pallina è dietro la porta, rilancio metà pista, sguscia bene Guidossi, no, capitano dei Rangers che rinvia, portiere De Marta blocca la pallina per il compagno che prova a impostare, bel passaggio per Foglia, il passaggio all'esterno sulla sinistra, il tiro in porta ribattuto da Curcio, piazzato bene sul primo palo. In effetti il Saia Luca in questi ultimi 5 minuti appena può in qualsiasi maniera prova a tirare per sorprendere il portiere avversario. Sì, assolutamente, i Ranger devono registrare di più la difesa e difendere il buon Curcio, e adesso tentare con questa punizione dopo il time out di andare subito a cercare il pareggio. Sì, time out del Saia Luca che Coggio Etto darà le disposizioni per cercare di realizzare la terza rete e andare al primo riposo con un margine di due reti di vantaggio. Sì, assolutamente, o almeno difendere il 2-1, non farsi recuperare dai Ranger, perché poi se i Ranger vanno al pareggio prendi fiducia, e è vero che tecnicamente sono più forti Saia Luca, ma se i Ranger ci mettono più cuore le palline entrano comunque in gol. Indubbiamente l'hockey è uno sport molto veloce che si gioca tantissimo sulla fiducia, sul cuore, sugli episodi, e una rete di svantaggio è facile da recuperare, e vedremo entro la fine, in questi 6 minuti e 27 che mancano alla fine, se i giocatori di casa riusciranno a portarsi in parità. Ecco la punizione lanciata lunga nell'angolo, il numero 10 del Saia Luca, Bielli, che recupera. Adesso c'è il giocatore numero 80 di Range che sta lottando per recuperare la pallina, ma esce il numero 15 del Saia Luca,
Leonardi, batti e ribatti, la pallina continua a praticamente passare da un'estremità al campo all'altra, un po' per passaggio, un po' perché è portata dai giocatori. Diciamo che ultimamente le due squadre, a parte degli episodi, stanno giocando più sull'individualità che sul gioco di squadra. Sì, assolutamente, devono cercare di ricompattarsi e giocare più di squadra. Sì, entrambe, perché sappiamo che anche se hai dei giocatori che fanno la differenza, però l'hockey si gioca e si vince soprattutto col gioco di squadra. Assolutamente, passaggio passaggio tiro, anche per spiazzare il portiere, perché se lo vedi partire il tiro, anche per il portiere è più facile. Indubbiamente l'importante è creare traffico davanti alla porta per non dare le possibilità al portiere di vedere partire il tiro. Ed è con tiro sporco di Gioele, ben bloccato da De Marta sul corpo, tiro che poteva essere insidioso. Sì, assolutamente, anche perché ho notato che De Marta mi sembra anche un po' nervoso per la partita, probabilmente sente il derby. Beh, indubbiamente diciamo che tra le due squadre c'è solo una galleria che le separa, e diciamo 7-8 chilometri di differenza, ma sono ragazzi che si conoscono perché sono avversari da tantissimi anni nelle categorie mini e novizi prima. Mini soprattutto, perché i novizi, ricordo che Zaire Luca ha giocato per 4 stagioni nei novizi elite ed non erano nella stessa categoria, ma come dici tu si conoscono. Sì, indubbiamente, cioè voi sempre, sicuramente anche molti di loro sono amici, e ovviamente il tuo migliore amico è il tuo peggior avversario durante le partite. Esatto. Poi in un derby è anche bello, un po' come Ambrì e Lugano, sfottersi un attimo prima della partita e tornare amici assolutamente subito dopo. Sì, ricordiamo che nell'hockey è una battaglia che dura 60 minuti, se non c'è l'overtime, ma dopo si è amici come prima. Ecco che foglia, il difensore numero 5 per Caggiano, che prolunga per Foglia, il numero 15, l'attaccante che perde l'equilibrio, cade dietro la porta, il capitano Momo del Pregasona lancia lungo, recuperato ancora dai difensori del Zaire Luca che cerca l'impostazione, ed ecco che Foglia, il difensore numero 5, manda dietro la porta, recuperata sempre da Momo, che è un giocatore instancabile. Sì, assolutamente, però ti dico, la differenza che sta facendo il Zaire Luca la sto facendo un po' sul pattinaggio, però i Ranger, come ho detto prima, giocano col cuore e questa differenza non si vede ancora, vediamo nel proseguo della partita, perché ci sono ancora più di 40 minuti tra nel primo tempo, più altri 40 di altri due tempi. Sì, indubbiamente partita vibrante. Negli ultimi scorcio non è più così bella, qui ci sarà una penalità decretata dall'arbitro Calì. Carica la balaustra, al numero 5 Foglia. Foglia Gabriele, che diciamo che è uno dei giocatori che imposta di più per la sua squadra e mancherà in questi due minuti. Sì, assolutamente, come ho detto prima, questa è un'altra occasione d'oro per il Ranger per andare al pareggio e per prendere ancora più fiducia. Sì, anche perché manca uno dei giocatori leader degli avversari. Time out dei Rangers per schiarire le idee, per vedere di portare in porto diciamo riaggancio sul 2-2 entro la fine del primo tempo, che sarebbe importantissimo per il morale e la fiducia. Assolutamente, soprattutto per il morale, andare in pausa tranquilli tra virgolette sul 2-2 e meno preoccupati per dover recuperare dal secondo tempo. 3 minuti e 15 qui a Pregassona, 6 a Luca 2 Rangers 1. Ricordiamo, partita del campionato svizzero juniori gruppo Ovest.
Ed ecco che i Rangers provano a impostare dietro la porta. Passaggio tra i due difensori. Passa il numero 99, Joele, ancora lui, cerca di liberarsi, prova il tiro bloccato nello slot da Triangeli, che va a lottare. Ecco che buttano dietro la porta, recuperano qualche secondo, cercano, si rimettono in posizione, però c'è un giocatore, il numero 22 Guglielmini, che sta alto davanti per creare traffico davanti alla porta degli avversari, controllato, però è stata sporcata la pallina dal difensore. Ottimo gioco difensivo, attenzione, gran Joele, ottima occasione, tiro fuori, poteva essere l'occasione del 2-2. Assolutamente, bellissima azione, e i Ranger hanno cominciato a giocare di squadra, passaggio, cercare il tiro. San Luca però si difende molto bene. Sì, ho notato un bel box play, giocatori che pattinano, stanno fermi, sanno cosa fare, appena possono buttano via la pallina e soprattutto non danno la possibilità agli avversari di avere la conclusione facile. Ecco che cercano di impostare, Momo avanza, prova lo slap, bloccato subito, altra ottima giocata difensiva, ed ecco che Galli poteva andare in contropiede, la pallina gli si è fermata dietro, non ha potuto controllarla. Ed ecco che rientra celermente, ma ancora il Zaia Luca cerca di stendersi sulla sinistra, tiro, blocco e contratto, Magalli, ancora nuova occasione, terzo tiro di Campana, ottimo intervento multiplo del portiere dei Rangers. Assolutamente, ha fatto, come si dice in gergo, un big save su questa azione che poteva far andare il Zaia Luca sul 3-1, mentre rimaniamo sul 2-1 a 1 minuto 22 e i Rangers possono puntare a fare il pareggio. Diciamo che è come se avesse segnato un gol. Sì, diciamo di sì. Perché tre tiri pericolosissimi davanti alla porta, ha fatto tre grandissime parate. Adesso De Marta blocca la pallina, anche lui ottimi interventi, soprattutto se il risultato a 1-0-5 dalla fine del primo tempo è su 2-1 e merito dei due portieri. Assolutamente, poi De Marta mi sa che ci ha sentito e anche lui ha sfoderato una grandissima parata adesso. Ma diciamo che il portiere, diciamo che deve infondere fiducia ai compagni di squadra e i compagni di squadra devono infondere fiducia al portiere. Assolutamente, se tu non hai fiducia nel tuo portiere parti già male, se il tuo portiere non ha fiducia in te sei messo ancora più male. Sì, perché dobbiamo dirlo che bisogna fidarsi dei propri compagni, è come andare in guerra nell'hockey durante le partite. Il portiere, se non hai, come giocatore non senti sicuro il tuo portiere, è difficile, i rischi di sbagliare è uguale è i giocatori. Ed è sulla premiata ditta Caggiano Foglia, rientrato dalla penalità, hanno fatto quello che i Rangers non volevano. Esatto, ha fatto gol, come si dice, un gol non fatto è un gol subito e la legge è stata applicata alla lettera. Diciamo che ha messo in pratica quello che hai appena detto, nello hockey è passaggio, tiro. Ed è qui Foglia, numero 11. Foglia Luca, che realizza la quarta rete a 28 secondi e 4. Brutto colpo già subire la terza rete e dopo pochi secondi anche la quarta. Potrebbe essere che per i Rangers ci sia il contraccolpo psicologico? Assolutamente, come si dice, la partita si gioca tutti i 60 minuti, mancavano 27 secondi, i Rangers hanno lasciato andare quel 5 secondi e hanno preso due gol. Questo è quel che viene fuori la differenza, sai, Luca non perdona e si è visto. Coach Perucconia avrà il suo bel da fare durante gli 8 minuti di pausa. Prima del suono della sirena,
per richiamare le squadre per il secondo tempo. Finito il primo tempo col risultato Rangers 1, Saia Luca 4. Linea alla regia. Amici sportivi di Swiss World TV, ritornati, benvenuti e ritornati alla partita derby tra Ranger Lugano e Saia Luca Canimpino Lugano. Stiamo per entrare nel secondo tempo e i Ranger hanno già fatto un cambio, hanno fatto entrare il numero 7 Los Noè in porta al posto di Gabriele Curcio, questo anche per ruotare i portieri, per fargli fare anche comunque esperienza, mentre il Saia Luca rimane in porta di Marta Noam. Risultato di 4-1 per il Saia Luca. Prima stavamo dicendo Lillo che tutto è il contrario di niente. Facciamo un pronostico per il secondo tempo. Cosa dici? Te lo dirò fra 19 minuti e 22 secondi il pronostico di questo secondo tempo. Ok, ma io intendevo cioè i due gol subiti dai Ranger, cosa pensi che abbia detto Perrucconi ai suoi? Sicuramente diciamo che fino a un minuto dalla fine era felicissimo del risultato del gioco espresso. Quel minuto finale ha scavato un divario di 3 reti. Cosa ha potuto dire? Non è che gli avrà detto svegliamoci come se non avessero giocato tutta la partita, gli avrà detto ricominciamo a giocare come i primi 19 minuti. Sì, sono d'accordo con la tua analisi. E cari amici spettatori, speriamo che vada così per rendere un po', diciamo, acceso questo derby. E torniamo alla cronaca, ecco che il Saia Luca, anzi no, il Momo dei Ranger prende la pallina e spara in porta, un po' fuori. Foglia del Saia Luca viene atterrato e ci saranno 2 minuti contro i Ranger per sgambetto. Al numero 88 Fedele. Ecco Lillo, 2 minuti di superiorità per il Saia Luca che è già in vantaggio 4-1. Questo può essere tra virgolette il colpo del KO, diciamo. Sì, tra l'altro un 2 minuti c'è un fallo fatto in attacco dietro la porta e sono quei famosi falli inutili. Sì, assolutamente, fallo inutile e poi mettere in box play la tua squadra che deve recuperare ti fa spendere ancora più energia. Ah, sicuramente, adesso vedremo se riusciranno a superare questi 2 minuti di inferiorità. Pedretti sta facendo un fort check molto alto, sta impedendo a Luca di impostare l'azione d'attacco. Bella azione di essere Luca, l'ossa interviene, bravo il nuovo entrato che è subito stato scaldato. Ma sicuramente, Perrucconi ha cambiato portiere anche se ha parato bene Curcio, però quei 2 gol nell'ultimo minuto hanno fatto la differenza, non è perché ce l'ha con Curcio, ma per dare una svegliata ai compagni di squadra, perché non si può cambiare, dice, 12-13 giocatori si cambia il portiere. Assolutamente, non è che puoi andare a prendere la squadra dei novizi da far giocare adesso, cambi il portiere per dare una scossa alla tua squadra. E torniamo alla cronaca, Saia Luca in attacco. Bella parata di Los, Ranger che ricominciano, tiro sulla porta parato da De Marta, Saia Luca riparte. Diciamo, questi primi minuti mi sembra che stiano giocando un po' un ping pong, stanno tirando un po' la pallina da una parte e dall'altra. Sì, soprattutto qua sta giocando veramente un ottimo box lei Rangers, il tiro che... davanti alla sua porta i Regis hanno scoccato su De Marta, non facile perché non era rasoterra ma era... Scusami Lillo, gol di backhand del Saia Luca del numero di Campana, gran gol di Campana di backhand e purtroppo Los su questo non poteva farci niente, anche perché i tiri di backhand sono anche più difficili da parare.
Sì, se non ti lasciano il tempo di vederli, lo fa molto veloce, è difficilissimo. 14 secondi, poi il play del Sayaluca non proprio efficace, però ha messo la rete. Sì, ha dato un colpo d'assestamento anche al morale dei Ranger. Ah, c'è una mazzata al morale dei Ranger sicuramente. Sì, io volevo essere gentile, ma questa è anche, sì, proprio una mazzata, però i Ranger, diciamo, è anche una squadra un po', tra virgolette, diciamo, in costruzione, e queste sono tutte esperienze. Arriverà, cioè anche loro, non dico che questo è un campionato perso, ma man mano che vanno avanti quelle partite, diciamo fino al giro di andata, al giro di ritorno, sapendo gli errori che hanno fatto, metteranno anche a posto. Ma sicuramente che impari tantissimo dalle sconfitte, perché puoi analizzare cosa non hai fatto nel modo giusto e correggere. Invece una squadra che continua a vincere, se ha una battuta d'arresto perché la giornata no, non sa esattamente cosa è successo. Cosa è successo, perché, e può essere l'inizio di una serie di sconfitte. Sì, ricordiamo che il Sayaluca ha perso finora solo da Rosmezon, che dire che è una corazzata è poco. Sì, perché praticamente prendono giocatori del ghiaccio, li mettono sui pattini in line e finita la partita li rimettono sul ghiaccio. Esatto, ecco un'altra parata di Los, che comunque si sta comportando molto bene dalla sua entrata, cosa che purtroppo ormai anche lui non potrà fare, cioè può fare il suo, ma non è lui che deve andare a fare i gol. Ma indubbiamente, cioè, quando entri così ci sono due possibilità: che entra il portiere di riserva, o perché stai vincendo largamente, o no, tre, o per un infortunio, o che hai subito, stai perdendo di 3-4 gol. Non è facile, perché dici: e adesso cosa faccio? Io posso parare, ma se i miei compagni non la buttano dentro, abbiamo già perso. Esatto, e poi è difficile anche per lui, cioè entrare così a 4-1, prendere il 5-1, che lui ha fatto quel che poteva. Scusate, adesso attacco del Sayaluca che butta la pallina fuori, pallina nell'angolo, si lotta alle balaustre, sempre Sayaluca, Bielli, contrasto con Maurice. Non vedo chi ha la meglio perché abbiamo sempre la copertura di parata di De Marta dall'altra parte. Sayaluca sale, non riesce ad agganciare la pallina. E come dicevo prima, un ping pong, su e giù, si buttano la pallina su e giù uno con l'altra, le due squadre. Sì, anche questo secondo tempo non si direbbe che una squadra in vantaggio di 4 reti. Esatto, adesso il Sayaluca, diciamo che sta giochicchiando, cercando di accrescere il vantaggio, mentre i Ranger stanno cercando in tutti i modi di andare a dimezzare un po' le distanze e i gol. Sì, ma devono fare attenzione a giochicchiare troppo, perché una rete potrebbe cambiare le cose. Esatto, come questa che Leonardi non ha fatto su parata del bravissimo Los. Ecco, dietro, siamo subito dietro la porta di De Marta. Scusate, ma non vedo dove. Pallina rilanciata da parte di Los. Arriva Fedele, credo. No, Gioiele, che rimanda su. La pallina non esce. Sayaluca pressa. Tiro di quadri, parata da Los. Riparte il Ranger. Block shot. Sì, è un po' confusionaria questo secondo tempo. Eh sì, comunque negli ultimi 30 secondi il backup dei Rangers ha fatto due ottime parate, diciamo, salvando il risultato in questo frangente. Sì, e qui ha evitato il sesto gol del Sayaluca, che sinceramente a vederlo così a me sembrava dentro il gol. Ma così non si sa, pallina nei gamballi e non si sa bene, ma soprattutto difficilissimo il tiro di prima in diagonale che ha salvato col gamballe. Sì,
E poi c'è da dire che Gadina, che era lì, arbitro molto attento, se ha deciso che non era gol, probabilmente non era gol. Ah, sicuramente, forse le sgridate che gli ho dato ai tempi, tantissimi anni fa quando ha cominciato, sono servite, ma era un ragazzino di 15 anni e sul ghiaccio è stato buttato le prime partite a arbitrare gli adulti nelle leghe inferiori, un po' il terrore di fischiare, ma è un ottimo arbitro. Assolutamente, anche il suo collega Cali Michele si stanno comportando tutte e due molto bene in questa partita, non sono protagonisti ed è giusto che sia così. Ma anche Michele ha ancora più esperienza di Daniele, perché ha cominciato anni prima, già non so quanti anni che sul ghiaccio in prima divisione, il primo anno di Lega Nazionale nell'inline, ma giustamente l'esperienza ce l'ha, anche perché le due squadre stanno giocando col fisico, ma corretto. Assolutamente molto corretto, sono state credo forse tre penalità e nella categoria juniori tre penalità è come non averne avute. Sì, stanno giocando hockey come si deve. E arriva la sesta rete del Saia Luca, che su una pallina morta davanti l'os non può farci niente e viene segnato il gol. A questo punto, anche se mancano 31 minuti e 59, non dico che sia chiusa la partita, ma i Ranger devono darsi assolutamente una svegliata adesso. Ma diciamo che qui dall'ultimo minuto del primo tempo adesso è uscita la superiorità tecnico-tattica dei giocatori di Coggio Eto. Assolutamente. Infatti qui c'è ancora San Luca che attacca, ma Reggio si difendono molto bene. Ecco, De Marta ferma la pallina e c'è un ingaggio. De Marta, che come hai detto tu prima in pausa, ricordiamo che è figlio d'arte. Sì, non solo è figlio d'arte, ma mi sembrava il papà rimpicciolito, perché è uguale. Daniele, il papà conosco da tantissimi anni, ottimo portiere, e figlio sta crescendo bene. Assolutamente, infatti facciamo anche un saluto sia a Lele sia a Maud, che è la mamma di Noam. Anche lei, tra l'altro, è stata portiere del Bienzlander. Ah, scusa, B90, meglio che non sbaglio queste cose, perché lì c'è una rivalità assolutamente altro che il derby San Luca Ranger. Sì, e poi sono un ex Selender, quindi non... Appunto. Come si dice, sconfondmi il buter con la ferrovia. Ecco, Rinaldi ha fatto un'azione che poteva portare al gol, ma l'os l'ha neutralizzato. Ecco qui, riparte Campana dietro la sua porta, ma viene contrastato. Ripartono ancora il Saia Luca, che perde la pallina. Maurice che prova il tiro, ma c'è un block shot. Devo dire che gli ultimi minuti i Rangers stanno comunque dando tutto per andare a recuperare. Sicuramente non ha mollato fisicamente, vedremo se riusciranno a realizzare qualche rete. Ancora prima, almeno due reti entro la fine del secondo tempo ci dovrebbero essere. Speriamo. Ma tra l'altro, tornando a quel che dicevamo prima, io l'ho visto di sfuggita, ma dimmi un po', ma B90 e Bienzlander è un po' come il derby Ambrì-Lugano? Peggio. Peggio? Sì, perché diciamo che quello che adesso è l'Inline Hockey Club Bien, non più B90, è diciamo che è stata creata da ex giocatori, che ci sono state discussioni e divergenze, sono andati via, hanno creato la seconda società di Bien. Ok, e dopo questa pittoresca ritorno al passato, torniamo alla cronaca della partita. Ecco che il Saia Luca parte, sale con Bielli, grande parata di Loss su Bielli che poteva portare al settimo gol. Ma devo dire che finora, senza mancare di rispetto a Curcio, ma anche Loss, un signor portiere. Scende bene a butterfly, è molto forte,
comunque vedremo il proseguo della partita, perché sa il portiere sbagliare la cosa più facile, anche soprattutto perché la pallina non ha, cioè può rimbalzare, può, cosa che non fa il disco sul ghiaccio. Esatto, poi in un campo aperto rimbalza ancora di più che in un palamondo, per dire. Indubbiamente, cioè, per fortuna che stasera siamo sui 12-13 gradi, quindi temperatura ideale, soprattutto se si gioca a 30 la pallina ha una consistenza diversa e anche per i giocatori il controllo cambia tantissimo. Assolutamente, poi ricordiamo che tra interno e esterno è un altro sport. Sì, sì, completamente diverso, ovviamente l'interno è uno sport più bello da vedere, da giocare, però purtroppo non tutte le società hanno la possibilità di avere la pista coperta. Esatto, noi abbiamo la fortuna di poter ammirare le partite al Palamondo. E adesso c'è un palo di Richter che poteva anche lui fare un gol. Riparte l'azione dall'altra parte. I Ranger non mollano comunque. Ah no, non ha mollato. Ci provano sempre, giocano sempre fisico, lottano su tutte le palline. Purtroppo è da un po' di tempo che non hanno più grosse occasioni per realizzare. Sì, quello purtroppo per loro, però cioè, vedo che il San Luca si è svegliato, diciamo, e ha alzato, come detto, il suo livello. Il pattinaggio è molto più marcato nel San Luca che nei Ranger. Ma indubbiamente, cioè, forse il San Luca pensava di arrivare subito a scavare il solco di 3-4 reti nel primo tempo e non sono riusciti, e si vedevano che erano un po' contratti. Quelle due reti nel finale li hanno sbloccati e adesso stanno giocando il loro livello. Esatto, e ricordo che ancora adesso l'Ossa ha fatto un'altra parata. Non è un big save, però ha fatto un'altra parata che ha permesso ai suoi di comunque rimanere a sole 5 lunghezze di margine, che ricordiamo che nell'inline, anche se sono 5, diciamo che non è insormontabile il distacco. Sì, ma devo dire che questi ultimi minuti il San Luca ha il controllo completo della partita. Quello sì, assolutamente, però non si può mai sapere che in 27 minuti e 43 non possa scattare quella scintilla in uno, due, magari tutta la squadra dei Ranger che vanno e segnano tre gol di fila, per dire. Indubbiamente, ma possono cambiare le cose, ma sai Luca, come dico, adesso stanno giocando sicuramente il game plan che è stato preparato da Coggio Eto nei giorni scorsi per la sua squadra. Sì, assolutamente. Poi ricordiamo, adesso ho sempre detto Los, ma anche De Marta, tu hai citato il suo famoso padre, ma anche De Marta Noam si sta comportando bene, ha preso quel gol che, vabbè, succede un po' a tutti, però fino adesso ne ha preso solo uno. Sì, sì, devo dire, ottima partita. Questo secondo tempo è aiutato molto dai compagni che hanno fatto quel click che non permettono agli avversari di andare al tiro frequentemente come nel primo tempo. Esatto, poi questo è un po' come il discorso che dicevamo prima, il fatto che se hai dentro Christian Bianchi giochi sempre in attacco perché sai che hai il portiere che ti difende. Quando hai dentro Noam De Marta stai un po' più difensivo, non perché sia meno forte, ma perché ha diciamo anche meno esperienza e giochi comunque con ogni portiere tu giochi in modo diverso. Ah sì, indubbiamente, anche solo c'è il portiere che blocca tutti i tiri e l'altro che rilascia le palline per i compagni per non concedere un ingaggio in zona difensiva, devi già cambiare il sistema di gioco difensivo più attento nel caso del secondo portiere, perché devi sempre coprire la pallina prima degli avversari. Sì. E riprendiamo col time out da parte del
Sale Luca. Grazie, ci hanno suggerito che il time out era il 6 a Luca, giustamente col Giovetto penso voglia richiamare un po' i suoi per andare a incrementare il risultato. Beh, indubbiamente, sicuramente coach Perrucconi sta cercando di cambiare qualcosa per rientrare in partita. Ovviamente ognuno cerca le tattiche, ma penso che con Gioetto starà dicendo continuiamo a giocare così, come nel secondo tempo, stiamo coperti, non subiamo reti, quando abbiamo la possibilità andiamo per segnare. Esatto, e coach Perrucconi probabilmente avrà detto esattamente il contrario, difendiamo Noè, ma andiamo e cerchiamo di... come si dice, recuperare il divario di 5 reti, che ricordiamo mancano 26 minuti e 57, è possibile recuperare. Ah, nella vita, finché non squilla la terza sirena, tutto è possibile. Esatto, e con questa, diciamo, con questo commento torniamo alla partita. Pallina del Saia Luca, tiro, parata di Los che ferma in due tempi. Buona la sua prestazione. Commento tecnico sul portiere, questa azione? Ma qui diciamo che il tiro non è partito dall'attaccante nel modo migliore, è rimasto sorpreso, gli ha picchiato sulla spalla, non ha potuto controllarlo, ha avuto un po' di difficoltà anche perché era pressato dall'attaccante del Saia Luca. E Los molto attento e l'ha fermata, come detto, in due tempi. Ah sì, indubbiamente. Beh, se non ce la fai, comunque è stato reattivo dopo il rebound che ha rilasciato. Sì, molto reattivo. E poi diciamo, personalmente penso anche che serva quasi di più prendere tanti tiri come hanno preso Curcio nel primo tempo e Los nel secondo, che De Marta, che... diciamo bravo, però adesso sta spendendo un po' pochi tiri, si sta un po', diciamo, addormentando, diciamo, quasi. Ah no, ma proprio te annoi quando non tari. A me è capitato delle volte a dire ai miei difensori lasciateli tirare. Sì, succedeva anche a me, ogni tanto anch'io lasciateli tirare perché almeno mi scaldo un po', perché sennò. E dopo questa colorita ritorno al passato per due vecchi portieri, torniamo alla cronaca con un tiro dei Ranger deviato e un altro tentativo di Guidi. Insistono i giocatori dei Ranger, ma Sale Luca è già in attacco. Passaggio a vuoto, Sale Luca stava andando al cambio, ripartono i Ranger, no, fermati. E c'è da dire che i Ranger giocano bene, però come detto prima, Sale Luca arriva prima sulla pallina. Anche qui Ghidossi, prima di andare al cambio, toccatino, è andato là, era contrastato da un avversario, non gli ha permesso con questo tocco sul compagno largo sulla destra di entrare e dopo, una volta fatto il passaggio, è uscito a dare il cambio a un compagno. Esatto, un po' quel che dicevo già prima, che hanno tra virgolette più esperienza i juniori del Saia Luca. Ma indubbiamente, come sempre a livello giovanile, c'è la squadra che vince in una categoria, poi ti sale tre quarti e devi ricominciare a ricostruire. Ovviamente ogni 2 o 3 anni hai questo lavoro e il settore giovanile è questo. Che è anche bello, che ricordiamo che io sono allenatore dei kids del Saia Luca, anche lì io vedo partire, tra virgolette, nei mini i kids che ho formato e sono ogni volta un po' triste perché il bambino che lo vedi che comincia malapena a pattinare, poi lo vedi giocare nei mini, è un po' triste, però è giusto e fa parte della natura delle cose. Indubbiamente, ma sicuramente se un tuo kiss che magari l'hai visto che ti è arrivato la prima volta non stava in piedi sui pattini, dovevi metterlo e tirarlo fuori dalla pista, poi dopo va nei mini e comincia a giocare e a segnare, magari diventa un ottimo giocatore,
penso che sei orgoglioso come allenatore, come formatore dei kids. Assolutamente. Poi ricordiamo che per esempio tutti i 2004 del Saia Luca, che la maggior parte li ho allenati nei mini, poi nei novizi, e adesso stanno giocando, e stanno giocando anche bene qua nei juniori. Anche lì, cioè, io mi ricordo la loro prima finale, ogni volta che perdevano, perché si perdeva, spogliatoio era un mare di lacrime, e tutti, cioè noi gli allenatori cercavamo di consolarli, e adesso vedi dove sono arrivati, sono anche, cioè, giustamente sono anche cresciuti. Sì, indubbiamente, come dicevo prima, dalle sconfitte impari tanto, perché tu come allenatore sai dove puoi lavorare sui singoli giocatori, c'è quello che devi insistere più sul pattinaggio, c'è l'altro sulla tecnica di bastone, c'è l'altro che devi tenerli sempre sulla testa perché guarda il terreno di gioco. Ovviamente non tutti sono uguali e non tutti arriveranno allo stesso livello, però una squadra non è formata di solo superstar. Esatto, e ritorniamo alla partita con un'azione assolutamente d'oro per il Ranger, che perde però la pallina ed è nella sua metà campo. Sai Luca che col passare dei minuti e dopo il time out, Coggioretto, come hai detto tu, ha aumentato la pressione, infatti adesso è arrivato anche il gol. Ma diciamo che è una conseguenza di questo secondo tempo, influito dalle due reti nell'ultimo minuto prima della prima sirena, e ovviamente c'è una classifica, una parte secondi con una sconfitta contro il Rosmaison che è ancora imbattuto, dall'altra non ancora una vittoria, e qui si sta vedendo la differenza. Esatto, però come detto la speranza è l'ultima a morire. Ma indubbiamente, però primo tempo molto equilibrato, e a parte l'ultimo minuto, devo dire che i Rangers, in confronto alla partita di due settimane fa contro il Capolago, che lì il primo tempo è stato equilibrato ma perdevano 4-0, poi hanno tentato di recuperare e non sono riusciti a portare a casa punti. Oggi hanno cominciato molto bene, si sono persi alla fine del primo tempo. Sì, chiaro, bon, è chiaro che non è neanche confrontabile, però è vero, io ho visto anche la partita con la Neville, la partita col Capolago, ma anche questa qua col Saia Luca, i Ranger entrano sempre quel momento dopo che purtroppo gli costa anche la partita. Sì, oggi quel momento che si sono persi sono stati quelli dove hanno preso quei due gol nell'ultimo minuto. Esatto, come si dice, bisogna finire tutto il tempo, quei 27 secondi sono costati molto caro. No, devi giocare 60 minuti, non puoi giocarne 59. Appunto, però dico, mancavano 27 secondi, probabilmente stavano già pensando al tè caldo in spogliatoio invece che finire quei 27 secondi che sono stati fatali. Ma quello che stanno pensando non lo so, però è successo che forse dovuta all'esperienza, maggior tasso tecnico degli avversari, comunque la pista ha detto questo, che ha fatto la differenza in questo secondo tempo. Sì, ed è così che a 1 minuto e 30 siamo 7-1 per il Saia Luca, ma con l'azione di Pedretti che imposta l'azione per andare a segnare il gol, diciamo, della speranza della rimonta, e no, De Marta che para in tre tempi. Beh, diciamo che questo ultimo minuto mi sembra che si stanno scaldando anche gli animi. Qui Pedretti ha fatto tutto bene, però ha aspettato forse quel famoso secondo di troppo per dare il passaggio al compagno libero, che poteva avere un tiro più semplice verso la porta avversaria. È un po', come dicevo prima, l'inesperienza, diciamo, anche. Sì, giustamente i passaggi devono essere messi al momento giusto. Se li fai quel decimo di secondo prima, il decimo di secondo dopo, hai sbagliato. E siamo
con l'azione dell'ultima azione forse del Sanluca con Galli, parata di Los che ferma la pallina e ingaggio offensivo per il Sanluca che va al cambio. Beh, cosa dire, 45 secondi e 9 decimi alla fine del secondo tempo, 7-1. Speriamo che i Ranger abbiano imparato dai loro errori di prima e che non mollino fino alla fine di questo secondo tempo. Ma indubbiamente, mai mollare, sarà difficile recuperare 6 reti negli ultimi 20 minuti, non è impossibile. Però contro questo Sanluca degli ultimi 7-8 minuti sarà impegnativa l'impresa. Sì, giusto, però come si dice, almeno cominciamo il terzo tempo come vogliamo iniziare, diciamo, a pensare alla prossima partita. Finiamo il terzo tempo bene per poi pensare alla prossima partita. Chiaro, non deve fare i perucconi, dirlo ai suoi, perché manca ancora un tempo in questa. Non deve ammainare le vele, ma cercare comunque di spronare i suoi per un terzo tempo, diciamo, dignitoso. No, ma è semplice. Che sei in vantaggio, sei in svantaggio, quando vai in spogliatoio, ti calmi, il coach parla quei 3-4 minuti, ti guarda negli occhi e poi lo spirito è, si ricomincia sempre dallo 0-0. Esatto, adesso a 0,3 decimi di secondo dalla fine con questo ultimo ingaggio andiamo alla seconda pausa e alte caldo per le due squadre e ridò la linea alla regia. Beh, amici sportivi di Swiss Voice TV, benvenuti e ritornati per il terzo tempo tra Ranger Pregassona Lugano e Sanluca Cadempino Lugano, il derby della galleria del Cassarate, diciamo. Lillo, cosa dici? Ma indubbiamente in derby c'è la rivalità, però sono amici, ci sono due giocatori, Curcio e Foglia, che si scambiavano delle battute qua in panchina. Comunque devo ancora sottolineare la correttezza delle due squadre in questi primi due tempi. Sì, assolutamente, sono stati 3-4 penalità forse tra tutte e due. Sembra 3 per il Sanluca e 1 per i Rangers, sì, molto corretta la partita. Assolutamente, io ho visto partite juniori che nel primo tempo erano 50 minuti. Sì, ne ho anche arbitrate partite così che non sono piacevoli e non vedi l'ora che finiscano. Sì, assolutamente, anch'io mi è già capitato qualche partita, soprattutto ai tornei amatori che sono quelli peggiori, dove lì oltre che le reclamazioni perché non capiscono perché gli dai le penalità, magari hanno bevuto e vabbè. Comunque torniamo alla cronaca, passaggio ai Ranger. Ranger che stanno comunque cercando di andare a sbloccare il risultato, perché ricordiamo che il risultato di 1-7, gol scaturito subito nel primo tempo dei Ranger, poi non hanno più messe. Sì, anche per la bravura De Marta e dei suoi compagni di squadra che hanno limitato i giocatori dei Rangers. Sì, assolutamente, ricordiamo che comunque De Marta che sta giocando per il Sanluca, Curcio nel primo tempo e Los secondo e nel primo scorcio di terzo tempo, e immagino che poi verrà cambiato a dipendenza di come va la partita con Curcio dopo. Si stanno comportando molto bene, nonostante se da una parte si potrebbe dire il contrario, perché Los e Curcio hanno preso 7 gol, ma sono stati 7 gol che io imputerei forse 2-3 gol ai portieri. Sì, diciamo che non hanno fatto grossi errori, però cioè, Sanluca bisogna ammetterlo, è superiore,
lo sta dimostrando dall'inizio del secondo tempo. Assolutamente, ha messo quella marcia in più che fa la differenza. Sì, perché quelle terzo o quattro gol gli hanno permesso di andare alla prima pausa con quella fiducia che non hanno avuto nel resto del primo tempo. Sì, assolutamente, le Reggio gli hanno fatto venire quel dubbio che hanno poi cancellato Zaia Luca. Sì, perché non riuscivano a pattinare, non gli permettevano di pattinare nel modo che solitamente sono abituati, non riuscivano a fare i controlli come fanno le altre partite, non riuscivano a fare i passaggi perché c'era sempre l'avversario attaccato, e quello gli ha permesso nel secondo tempo di avere più fiducia, di giocare molto più tranquilli e di scavare il divario importante di 7-1. Sì, riprendiamo la cronaca, c'è stata una punizione da parte del Zaia Luca, Reggio che ripartono, pallina fermata da Zaia Luca, Bielik che imposta, riparte Zaia Luca. Zaia Luca, hanno molte più occasioni nei primi minuti del terzo tempo, sono entrati molto galvanizzati. Sì, beh, sono 7-1, giocano tranquillo, e sono sciolti, riescono a diciamo impostare la partita come erano i piani iniziali. Ecco l'azione del Ranger neutralizzata, riparte il Zaia Luca, neutralizzato. Riparte il Ranger, passaggio. Cosa dire Lillo? È un po' come prima, un po' un ping pong tra, da una parte all'altra tra le due squadre. Sì, ma c'è stato l'intervento qui, è una mano sola che gli ha tolto la pallina e poi è partito in attacco. Questo si capisce la fiducia, che se vai con una mano col bastone perché sei sicuro di prendere quella pallina e portargliela via. Diciamo che Zaia Luca gioca anche con la mente libera anche. Diciamo che tra virgolette può sbagliare di più che i Ranger che devono recuperare. Ah, se sbaglia, dovessero sbagliare Zaia Luca prendono il secondo gol, e non è la stessa cosa che i Ranger, se sbagliano prendono l'ottavo. Esatto, i Ranger stanno giocando un po' contratti anche, perché se prendono l'ottavo gol è finita, diciamo. Sì, diciamo che stanno pattinando sulle uova, che ogni tanto si muovono, e invece il Zaia Luca sta pattinando su una pista liscia. Esatto, anche se parli di uova mi fai venire anche fame. Ma te sei sempre fame, vabbè. Dovresti metterti a dieta veramente, in effetti. Ma io sono a dieta, che tra l'altro parlando di cibo ti unisci a me a salutare il nostro grande mitico Axel, che stasera non è con noi. Indubbiamente, ma io su quello lo odio, perché non mi porta a fare i commenti tecnici delle trasmissioni culinarie. Allora, no, ma tu devi metterti veramente, lo so che sei a dieta da anni, ma veramente a dieta. Ma vorrei dirlo, cioè se vuoi lo dico in video, sono a meno 9 kg, eh? Sì, ma ce ne sono ancora 9 e oltre da togliere. Vabbè, piano piano, come si dice. Tra l'altro ho qui a fianco a me a destra un grandissimo giocatore del Zaia Luca Serie A e nazionale da anni e anni, è indiscussa balaustra difensiva che ha girato mezza Europa e tra l'altro campione europeo in carica. Diamo un benvenuto a Aaron Fassora. Buonasera a tutti. Allora Aaron, cosa dici di questo derby? Un gran bello spettacolo e veramente chapeau a tutti i giocatori, tanta intensità, bella partita da vedere, da giocare, veramente chapeau, spettacolo. Bene, e torniamo Lillo, torniamo alla cronaca dopo questo grande intervento di
Per me è un mito, Aaron, tu sei un mito. Che tra l'altro ricordiamo che... Anzi, ti faccio una domanda un po' così. In questo derby, a chi tieni? Lo so che tu sei del Santa Luca, però sei stato anche dei Ranger. Da che parte si pone l'Aaron, non giocatore Santa Luca di Serie A, ma che è stato anche giocatore dei Ranger? E diciamo che questo è stato il campo dove ho iniziato e ho avuto l'onore e di accedere comunque e di giocare in Lega Nazionale A per e grazie ai Rangers Sorengo, grazie a tutta la famiglia, a tutto quanto riguarda. E sono cresciuto nel Serica, quindi mi ritrovo in un momento dove comunque rispetto la squadra di casa, però il mio club preferito è il Santa Luca, dove devo tanto e sì. Ok, grazie. È la mia squadra. Grazie Aaron. E torniamo alla cronaca e Lillo, mi sono perso magari un bel gol, sai, Luca ha segnato l'ottavo gol. Sì, un tiro praticamente quasi la linea di porta del Santa Luca, non so se il portiere dei Rangers era coperto, comunque è stato bravo a provare a segnare. Scusa, ti interrompo, c'è una penalità per bastone alto per il giocatore di Ranger numero 99, che è, non riesco a vederlo, Gioiele Federico. Ecco, questo non ci voleva per i Ranger che cercano di recuperare in questo momento la partita. Beh, qualsiasi penalità non ci vorrebbe, sia quando sei in vantaggio, soprattutto quando sei in svantaggio, però ci stanno e si sa che bastone alto e fai magari gli appoggi sul braccio e si muove, gli tocca il casco e diventa automaticamente bastone alto. Purtroppo capita e Calì è stato molto attento nel segnalarlo. Beh, indubbiamente. Cioè, l'esperienza che ha, sono partite così, sono facili da arbitrare anche per Gadino. Assolutamente, un po' come dicevi prima, che senza voler niente contro gli altri arbitri, ma un arbitro di Lega Nazionale ha quel qualcosa in più che serve per questa categoria, che stasera è facile, diciamo, l'arbitraggio, ma sono anche partite, come hai ricordato già tu, molto ma molto più difficili. Ah, la Lega Nazionale giocano un ritmo altissimo, giocano molto fisico e quindi devi avere l'occhio attento per vedere gli eventuali falli, quindi quando si gioca a ritmo più basso come nella categoria juniori diventa molto più semplice. Poi qui stanno giocando veramente nocche correttissimo. Sì, assolutamente. E altra azione offensiva del Santa Luca con Bielli, che viene parata dall'Uos, che per intanto si sta rivelando veramente un giocatore chiave dei Ranger, visto che non riescono a segnare, però almeno in difesa diciamo che un ballo, anche se sono 8 gol, cioè non tutte sue sul groppone, è comunque un bravo portiere stasera. Sì, diciamo che Curcio, diciamo se si può imputargli qualcosa, che praticamente ha fatto decidere a coach Perrucconi di sostituirlo, sono quei famosi due gol nel finale, nel famigerato ultimo minuto del primo tempo. Sì, assolutamente, quei due gol stanno pesando come un macigno sull'andamento di questa partita. Hanno cambiato l'inerzia della consegnandola al Santa Luca, che stanno giocando diciamo per lo spettacolo in questi ultimi minuti. Assolutamente, e vediamo un'altra parata di Los.
che dire, 10 minuti e 43 alla fine del tempo e coach Perucconi cambia il portiere e torna Curcio. Questo è anche per, forse un po' come che dicevo io prima, un po' per far fare un tempo per uno e metà tempo del terzo, che come succede nei mini e nei novizi è anche giusto farlo nei juniori, almeno una squadra diciamo più di formazione come i Ranger, cosa che invece nel Serie Luca con Giovetto preferisce far giocare una partita e una partita ai propri portieri, chiaramente a dipendenza anche della partita, perché se magari andavano sotto anche lui avrebbe fatto il cambio del portiere. Ah, qui il cambio che è tornato in porta Curcio anche dovuto che la sostituzione è dovuta diciamo per dare una scossa alla squadra dopo quei famigerate due reti, la terza e la quarta. Non è stata una punizione verso il portiere. Il fatto che Gioetto preferisce, sì, a volte, però può capitare che tu hai dei portieri che non sono proprio agio entrando a partita iniziata. Ah, suoni una porta aperta con me, io sono uno di quelli. Io quando devo iniziare una partita sono nervosissimo e infatti canno sempre le partite. No, ma dipende, io ho un compagno di squadra che... ti dicevo, quando c'era già l'accordo cambiamo, lui ti diceva, ah io comincio, per lui se entrava a partire, anche dopo due secondi sul 5-0 andava in tilt. Sì, chiaro, ogni portiere ha la sua sensibilità, e... cosa che questa sera mi sembra che anche Curcio sia entrato molto bene, cioè al rientro sì, è rientrato molto bene, perché come è rientrato ha avuto subito due tiri da parare e parati molto bene. Sì, indubbiamente ha ricominciato come aveva cominciato la partita. Esatto, poi penso che sia, attenzione, gol di Foglia, penso Gabriele, Luca, mi confondo sempre con i due gemelli, e questo è il nono gol che, correggimi se sbaglio, può essere la parola fine su questa partita. Ma credo proprio di sì, ma qui Curcio non poteva farci niente, passaggio sul secondo palo, Foglia Luca non ha sbagliato. Esatto, un po' come la famosa regola, sbaglia l'attaccante c'è il difensore, sbaglia il difensore c'è il portiere, ma se sbaglia il portiere è gol. E qui mi ha sentito Curcio che ha fatto una grandissima parata. Ah sì, ovviamente, qui... un'azione in verticale centrale, ottimo controllo in due tempi, ottima parata, non è riuscito a trattenere, in seconda battuta ha fermato il gioco, ingaggio difensivo. Sì, diciamo anche che come dire, coach Perucconi ha due sicurezze in porta e dovrà lavorare molto di più sull'attacco. Ma dovrà lavorare sull'attacco, sulla difesa, su tanti aspetti che lui conosce, perché vede i ragazzi in settimana e sicuramente ci sta già lavorando, ma io devo dire che ho visto già un miglioramento rispetto diciamo, alla partita scorsa col Capolago, l'inizio della partita. Dopo ovviamente Saia Luca è stato sconfitto solo contro la squadra che sta dominando il campionato, quindi un risultato di 9-1, ci ricordiamo tempo fa, partita juniori a Palamondo, dilagato 30 mi sembra. Sì, 30, col Gerlafing, sì. 33-34, quindi per la squadra che non ha ancora vinto, 10-1 contro di loro, possiamo chiamarlo quasi un buon risultato. Sì, assolutamente, poi il decimo gol, come si dice a tradizione, paga da bere, e nel caso è stato Luca Foglia a segnare il decimo, e Papà Viero, ricordiamo, presidente del Serie Luca, sarà contento di pagare a tutti, adesso dico bonariamente, e penso che ci sia stato un ulteriore gol. Tu hai visto cosa è successo? No, non lo stavo guardando.
però ho sentito gli arbitri che stavano discutendo su chi aveva segnato, però i numeri non sono riuscito a capirli. Comunque undicesima rete, ovviamente c'è, cioè, Vero Foglia da presidente sarà contento per questa, diciamo, questo nuovo risultato che porta una nuova vittoria. Assolutamente, poi la vittoria nel derby non è paragonabile a Ambri Lugano o Biel 90 Biel Zalender, però è sempre una vittoria in un derby. Ma le vittorie sono sempre belle, poi dopo c'è chi pensa che i derby sono speciali, comunque danno gli stessi punti in classifica delle altre, perché puoi vincere il derby e essere strafelici, poi perdi tutte le altre. Io preferirei vincere le altre e perdere il derby, se proprio devo scegliere. No, comunque la vittoria fa sempre piacere, comunque sarà fiducia, ma anche con Giovetto dovrà lavorare su quello che è successo nel primo tempo. Assolutamente, e Coach Perucconi dovrà lavorare su quello che è successo nel resto della partita. Però anche è giusto avere lavoro per l'allenatore, perché se tutti fossero perfetti, i ragazzi facessero tutto perfetto, non ci sarebbe neanche gusto ad allenarli da una parte. Indubbiamente, ma penso che se ai Rangers avessero detto, conoscendo la forza del Xaya Luca, a 7 minuti e 53 secondi dalla fine, 11-1, conoscendo i risultati precedenti, forse avrebbero firmato. Però, assolutamente, vedendo cosa è successo nel primo tempo, forse hanno un po' di rammarico. Assolutamente, proprio quel minuto finale è stata la chiave nel primo tempo e forse anche della partita, perché fosse finita 2-1 nel primo tempo, sicuramente nel secondo la tattica sarebbe stata diversa da parte di Reggio. Indubbiamente, cioè, ha dato fiducia al Xaya Luca togliendola ai Rangers. Esatto. E poi, come adesso, le ultime due reti sono state un po' come quelle dell'ultimo minuto, un po' di disattenzione da parte dei Ranger, e Luca non perdona. Ah no, indubbiamente, cioè, qui si vede la differenza. Quando ho cominciato a giocare in fiducia hanno sbagliato molto meno, hanno concesso molto meno occasioni agli avversari. Assolutamente. Adesso vediamo il rilancio del Xaya Luca, che libera la sua zona. Ranger comunque un applauso, perché non mollano, non stanno ancora mollando, cercano assolutamente di andare almeno a fare il secondo gol. Indubbiamente, cioè, come la partita di due settimane fa, erano sotto 4-0 ma hanno sempre giocato, e purtroppo l'inesperienza, qualche errore di troppo, l'hanno pagato caro. Assolutamente, poi ricordiamo che ai Reggio manca anche qualche giocatore che per esempio c'era nella vittoriosa partita nel primo turno di Coppa Svizzera, e anche se un giocatore non può fare la differenza, comunque fa la differenza per come è in campo. Ma no, ma c'è, le assenze devi calcolarle, ma lì sei qui, puoi avere i più forti, però nei qui 7 e perdi la partita perché gli altri sono magari in 15 e possono cambiare molto più regolarmente e saranno meno stanchi nel terzo tempo. Quindi le assenze sono da mettere in conto durante una stagione, un po' di tutti i giocatori. Si spera di avere sempre la squadra al completo, in forma, e soprattutto se deve mancare, non i più forti. Assolutamente, infatti posso notare che Xaya Luca è sempre praticamente al completo quattro linee. Beh, se già hai una base di quattro linee, ti mancano quattro giocatori, che sono tanti, nei comunque tre che puoi fare un gioco di ritmo, perché hai tanti cambi. Assolutamente. Poi tu citavi giocare 7 contro 20, io posso dirti che 9 anni fa sono andato a giocare con la Serie A del Xaya Luca con Aaron, c'era anche Telebilan che filmava, vedevi noi che eravamo in 7, tra cui io come giocatore, e di là 4 linee complete e 2 portieri. Partita che doveva finire 30-1, è finita, sembra,
10-3 e c'è stato anche offerto il cordon bleu. Quindi, come dici anche tu, se sei completo non... dipende anche dall'altra parte se ci sono i giocatori fondamentali, come per esempio nel Sale Luca, dovessero mancare i due fratelli Foglia, sarebbero un punto debole nel Sale Luca, ma potrebbe anche essere un punto di forza, perché mancando loro gli altri giocatori devono assumersi più responsabilità. Indubbiamente, perché se ci dovessero esserci, gli altri possono dire: al limite do la pallina, conquisto, do la pallina ai due e magari segniamo la rete. E invece se dovessero mancare devo far qualcosa, magari faccio qualche errore in più, però imparo qualcosa in più e ho più esperienza, perché ho fatto quello step di non avere il leader al mio fianco. Esatto, il leader che fa lui quello che dovevo fare io. E come tutte le cose si impara dai propri errori. Ovviamente ci deve essere una squadra dietro che non ti massacra se fa un errore, perché se uno sbaglia lo sa già, e se anche un allenatore che gli dà la pacca sulla spalla, poi in allenamento corregge l'errore. Perché e questo è l'importantissimo, di non, diciamo, dare una mazzata ulteriore psicologica a chi ha sbagliato. Assolutamente. Poi, come dicevi tu, cioè, tanto il cappello è Ranger, perché 11-1 rispetto a un 30-4 del Gerlafingen, che tra l'altro il Gerlafingen ha sconfitto i Ranger, e tanto il cappello alla squadra dei Ranger, che però ricordiamo che il Gerlafingen ha giocato nel palazzetto del Palamondo, che, come dicevamo prima in cronaca, è un altro sport giocare all'interno e giocare all'esterno. Sì, ma qui abbiamo visto, manca 4 minuti e mezzo alla fine, ancora i giocatori dei Rangers vanno a fare i check, a contrastare gli avversari. Della Fingen, quella partita, il Palamondo, diciamo che da metà partita non patinavano più. Sì, assolutamente, c'erano le due ragazze in porta che io ho proprio detto aspettano di poter andare a farsi una doccia calda e dimenticare questa partita. Indubbiamente questa è la differenza di spirito tra quello che stanno dimostrando i Rangers e cosa hanno dimostrato altre società durante una partita che stai perdendo. Assolutamente. Poi Gerlafingen ha dentro, qui come il Sale Luca, quei 1, 2, 3 giocatori forti, invece i Ranger la vedo più squadra, tra virgolette, un po' più debole ma più squadra. Sì, non ha quei 2 o 3 che spiccano, la cosa che deve fare è farli crescere tutti, diciamo, allo stesso modo che crescano esattamente come squadra di giocatori allo stesso livello. Non avrai quei 2 o 3 che ti decidono le partite, che si dovessero mancare magari non è così positivo, ma se una squadra di, diciamo, quasi tutti i giocatori dello stesso livello, ne mancano 2, però togli 2 giocatori, ma gli altri non hanno il leader che manca, che possono essere spaesati, che devono prendere loro l'iniziativa. Esatto, che non hanno quella, come si dice, quella manco, come può essere magari un Sale Luca che l'anno prossimo, per limite d'età, perderà il portiere Cristian Bianchi, ma invece avrà comunque una squadra, come dici tu, che crescono tutte allo stesso livello. Tra l'altro ricordiamo che quando ripartirà la seconda lega i Ranger hanno iscritto 2 squadre, e immagino che nelle 2 squadre faranno girare anche juniori, anche per introdurli al salto di categoria. Ma sicuramente quelli già pronti che dovranno l'anno prossimo, è giusto di fargli fare, fargli capire, non sei più quei bambini, ma qui si fa le cose seriamente. Esatto, io posso citarti il capolago dove gioco, che abbiamo 2 juniori e devono impegnarsi al 120% per arrivare alla sufficienza, perché comunque categoria juniori non ha quell'intensità come può essere una prima lega, cosa che una seconda lega
magari meno intensa, ma comunque, come dici tu, è proprio un passare da juniori ad adulti. Ovviamente c'è, cioè, la differenza è che l'ingaggio fisico è molto superiore. Se qui hai 2 secondi per pensare cosa fare, negli adulti hai magari quel mezzo secondo. Esatto, e se sbagli prendi la carica e fa anche male. Sì, se uno che è capace a farle te le fa sentire, dopo devi svegliarti. Ovviamente è come un kids che va a giocare nei mini, avrà difficoltà la prima stagione, un mini che va a giocare nei novizi, a meno che non sia un fenomeno già fisicamente molto più grande degli altri, che già mini però ha già il fisico dei novizi, fisicamente il salto di categoria dal settore giovanile agli attivi è, diciamo, molto un passo, differente. Diciamo un passo, uno scalino un po' più alto che passare da mini a novizio, da novizio a juniore. Sì, indubbiamente. Poi se passi da juniori dei Ranger in seconda lega è un conto, ma se passi da juniori del Sale Luca a una Serie A o anche in prima lega, ma magari il juniore bravo lo mettono già in Serie A, è ancora uno scalino superiore. Ah sì, è già una grossa differenza se dovessi passare dalla Serie B alla Serie A. Quindi passare dagli juniori alla Serie A, però sai, a Luca, avendo 2 squadre, o sei proprio un vero fenomeno che ti fa, che supporti il salto, perché altrimenti vai e fai magari un cambio 2 a partita e il giocatore dice: ma io cosa sono qua a fare? O è meglio giocare in seconda lega, in prima lega, che almeno ti fanno fare, cioè giochi quei 10 minuti. Assolutamente, e ti fanno fare, ti lasciano sbagliare, diciamo così, il giusto per poter imparare. Indubbiamente, anche perché, cioè, in una Serie A c'è veramente pochi decimi di secondo per poter decidere e far qualcosa. Assolutamente. E torniamo alla cronaca della partita e finiremo l'ultimo minuto e 42 di questo bellissimo comunque derby, molto corretto. Come si dice? Diretto dai bravissimi arbitri Cali e Gadina, come hai ricordato tu, con molta esperienza in Lega Nazionale, e che comunque i Ranger non stanno assolutamente sfigurando, anzi stanno fino alla fine, stanno lottando come giusto che sia. Sì, i Rangers, complimenti, abbiamo fatto una buona partita. Il risultato 11-1 rispecchia la classifica. Assolutamente, rispecchia la classifica, però è un po' bugiardo, perché per il gioco che ha espresso i Ranger meriterebbero qualcosa di più. Ma indubbiamente, però, cioè, comunque la seconda contro l'ultima, e il risultato di 11-1 è fedele a quello che sta dicendo le statistiche sul sito della federazione. Assolutamente, e vediamo un fischio arbitrale per un ingaggio e siamo entrati nell'ultimo minuto. Io direi che questa partita ha ancora poco da dire, nel senso, adesso finiamo il tempo e le due squadre poi andranno al caldo, perché non so tu, ma sta cominciando ad arrivare anche l'arietta fredda. Sì, meglio così, perché quando siamo arrivati c'erano nuvoloni neri sopra di noi e non avendo una copertura, se avesse dovuto piovere non ci sarebbe questo, stato il commento della partita. Sì, sarebbe stato un grandissimo problema poter commentare la partita. Sì, non tanto per noi, perché al limite prendiamo l'acqua, ma è per le attrezzature, che l'elettronica e l'acqua non è che vanno proprio così d'accordo. Esatto, e in questi ultimi 20 secondi ricordiamo un saluto anche al nostro cameraman Stefano, che ci ha supportato e sopportato per tutta la partita e che ci accompagna ormai da 2 o 3 partite, diciamo. Ma io l'ho trovato al mio esordio, sei ancora qui, mi sopporta ancora, è già qualcosa, dai.
Anch'io, ricordiamo che io e te, Lillo, abbiamo fatto l'esordio commentando le Ladies di Lugano Hockey su Ghiaccio, che tra l'altro hanno vinto il titolo. Sì, indubbiamente, a me ha dato un preavviso Simone di forse 3 ore, però... E fai anche 4. Sì, esagerando, facciamo 4, però dai, siamo ancora qui, quindi la cosa mi sta divertendo e cerco di fare sempre meglio. E... vedremo nelle prossime, dai. Esatto, e negli ultimi 5 secondi finisce questo derby 11-1 per il Saia Luca. E ci vediamo alla prossima partita. Linea alla regia. Mamma mia.